quando sopraggiunge una crisi. Il viaggio nell'esistenza costringe tutti noi ad incamminarci lungo percorsi che sono contrassegnati da svolte, da cambiamenti, a volte dolci, a volte amari e dolorosi. Tutto ciò avviene dal momento della nascita all'ultimo dei nostri giorni, attraverso le differenti età della vita. Il cammino è spesso fatto di ostacoli, in taluni casi aggirabili ed evitabili, ma in altri che appaiono come burroni inaffrontabili, precipizi superabili solo con decisioni ad alto rischio, strapiombi insondabili, distese pianeggianti e abissi sconosciuti si palesano davanti ai nostri occhi in tempi e in modalità differenti. Ogni produzione di vertigine creata da un cambiamento è una crisi in atto, come accade in modo del tutto naturale, ma impietosamente inaspettato, nell'adolescenza e nella svolta successiva, durante l'ingresso nel periodo post-adolescenziale. La crisi è quindi messa in atto da una metamorfosi dolorosa, come quella che avviene quando ci si accorge che il tempo è ormai in discesa. Sia nell'adolescenza come nella presa di coscienza di un orizzonte ormai alle porte, è la metamorfosi del corpo a creare conflitto nella mente. I sentieri si dilatano o si restringono, oppure ancora cambiano di colpo direzione e si rimane spaesati, conturbati, impreparati, a volte pietrificati. Siamo tutti principianti di fronte ai cambiamenti dolorosi e prepararsi prima, anche se la prevenzione psicologica e filosofica non risolve tutto, è sempre buona cosa. Tratto dal corso Counseling Filosofico, diventa consulente filosofico.